L'ultimo scontro sul canone Rai e sulla pubblicità. Tra chi? Tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Apre il caso Gianluigi Paragone con un DDL che presenta l'abolizione del canone Rai e del tetto pubblicitario. E dice il parlamentare, i 5 Stelle hanno pronto un piano per ribaltare il servizio pubblico. In attesa di fare una vera e propria riforma della RAI e del mercato pubblicitario, a partire dagli OT, vogliamo aiutare le famiglie italiane abolendo il canone. Ovviamente questo comporta l'inevitabile scelta di eliminare anche il tetto pubblicitario, dando il via a una vera e propria concorrenza che oggi non c'è tra il servizio pubblico Mediaset, La 7 e tutti gli attori privati del mercato radiotelevisivo. Questo è lo spirito del disegno di legge che ho presentato al Senato, dice il parlamentare. Ma la Lega non ci sta e dice «Voi state cercando di intestarvi una delle battaglie storiche della Lega. L'avevamo pensato prima noi, di voi. E non ci avete neanche interpellato per cercare di presentare un documento in comune». Ma Massimiliano Capitanio, che è comunque nella Commissione Vigilanza RAI della Lega, dice «Siamo disponibili sin da subito a lavorare per raggiungere l'obiettivo. È altrettanto evidente, però, che non asseconderemo mai nessuna operazione mirata a smantellare il servizio pubblico, né asseconderemo altre logiche di informazione che non siano mirate all'interesse del cittadino del paese. Non dimentichiamo che, aggiunge, parte del canone è utilizzato per sostenere il Fondo per il Pluralismo dell'Informazione. Beh, insomma, ormai tra 5 Stelle stanno litigando su chi è stato eletto in Europa, sulla TAV, sull'autonomia, sui fondi presunti alla Lega e adesso si aggiunge il tassello anche della RAI. Forse una delle ultime litigate prima della rottura definitiva, però abolire il canone della RAI, io sono sempre stato d'accordo, ma non da adesso, da tanti anni. Obbligare le persone a pagare il canone RAI è riprovevole. Poi quando vedete che Fazio, gente così, prende stipendi da milioni di euro, quando tu sei obbligato a pagargli lo stipendio, ma quale televisione di Stato ha? Ma quale servizio pubblico? Quando comunque paghi un canone. C'è da dire che alcuni programmi sono veramente interessanti. Io personalmente guardo i programmi di cultura, documentari, sono interessanti. In una televisione prettamente commerciale, quei programmi di solito lasciano il posto a dei programmi che fanno più audience, più ascolti e quindi più pubblicità e più guadagni. Dovrebbe la RAI, senza canone, rimanere comunque una televisione di Stato e con i soldi proventi dalla pubblicità dovrebbe continuare a fare il lavoro che ha fatto sempre di pluralismo, di informazione, documentari, telegiornali, rubriche. Quindi, secondo me, non si tratta di perdere l'identità di televisione di Stato. Ovviamente ci saranno più pubblicità, ma neanche adesso comunque scherzano. Non è che ci sono molte più pubblicità di quelle che potete trovare su un canale Mediaset o di altro tipo, quindi probabilmente c'è uno spreco in RAI di soldi, uno spreco, una distribuzione non equa dei soldi. Bisogna fare diventare la RAI, televisione di Stato, un servizio pubblico però efficiente, non come Alitalia, un carrozzone dove assumere amici, parenti, figli dei politici, conoscenti del vicino di casa e il biscugino laterale di Pomezia Terme. Quindi bisogna comunque farla diventare un'impresa manageriale, togliere gli sprechi, aumentare un po' di pubblicità, ma mantenere l'identità di servizio pubblico. Grazie per avermi ascoltato e mentre i due partiti litigano, l'importante è che riescano a togliere il canone. Poi chi lo abbia fatto, chi l'ho pensato prima io, l'ho pensato prima tu, no? Prima io. L'importante è che tolgano il canone della RAI. Questo è l'importante. Arrivederci.